mio figlio ci è o ci fa? Sarà sicuramente una domanda che vi sarete posti ogni tanto, quindi vorrei insieme a voi andare a vedere se un ragazzo con difficoltà di apprendimento ogni tanto ci è o ci fa. Ciao, sono Valentina Conte, una delle fondatrici del metodo Viva la Dislessia, il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia. In questi giorni mi è capitato di confrontarmi con un insegnante che, di fronte anche al genitore, inizia così: secondo me suo figlio non ha difficoltà, ci fa. E ci marcia pure, perché non ha voglia di fare. Io che vedo il ragazzino, effettivamente noto quali sono le difficoltà e noto anche quali sono i momenti in cui il ragazzino va in difficoltà. Quindi non sono totalmente d'accordo con l'insegnante e a mio modo cerco di farglielo capire, facendogli notare quali sono i momenti in cui effettivamente va in difficoltà e spesso quello che vede l'insegnante è la sua poca attenzione magari in classe perché sembra che sia perso fra le nuvole o perché magari gli fa una domanda e non riesce a rispondere. Ecco che l'insegnante in questi momenti si fa un'idea sbagliata del bambino o comunque del ragazzo nel momento in cui fa la domanda e non riesce a rispondere. In questi momenti, soprattutto chi ha difficoltà di attenzione o a volte poi difficoltà nel dare una risposta corretta perché va in stress, va in ansia, non riesce a trovare la parola corretta per rispondere, sembra magari che il bambino o il ragazzo in questione non ci siano particolarmente, ok? Nella realtà le difficoltà ci sono. Quello che sicuramente bisogna vedere insieme con il bambino e con il ragazzo è l'impegno che a volte effettivamente può essere non così costante nella scuola. Però è anche normale, i compiti non sono piacevoli per nessuno, tantomeno per voi genitori. Quindi immaginate vostro figlio che tutti i giorni deve fare questi benedettissimi compiti, una quantità industriale, e già fa fatica a scuola, anche al pomeriggio ci si deve mettere di fronte a questi testi e a questi compiti, sentirsi valutato, sentirsi giudicato e spesso sentirsi in difficoltà. Tante volte chi è in difficoltà, come prima arma di difesa, quello che fa è nascondersi dentro quelle che sono le sue difficoltà. Quindi magari cerca di non far notare alla mamma che per lui è faticoso fare lo schema, cerca di nascondere alla mamma che non ha voglia di ripetere a voce alta perché per lui sarebbe una conferma che effettivamente fa fatica a sentirsi interrogato o che comunque se domani all'interrogazione ha paura di non riuscire. Quello che si viene a vedere è soltanto un effetto, che è il bambino che non ha voglia o il ragazzino che non vuol fare l'interrogazione. Non si va a vedere però quella che è la difficoltà. Ed è su questo che voi genitori e anche l'insegnante deve iniziare ad aprire gli occhi e stare un attimo più attento. È vero che tante volte poi i compiti sono tanti o magari gli impegni sono importanti da sostenere e quindi ci sarà il bambino o il ragazzo, soprattutto perché anche alle superiori funziona così, non soltanto quando sono piccini, magari l'impegno inizia un po' a scendere. Fate attenzione che magari quel periodo di poca attenzione del bambino o del ragazzo non sia correlato al risultato scolastico. Noto spesso, soprattutto alle superiori, quando si parla di difficoltà di apprendimento, dislessia, discalculia e tutti i dis che ci possono essere, quando iniziano ad esserci parecchi voti negativi, il ragazzo purtroppo si demotiva. Soprattutto perché alle superiori ci sono poi quelli che sono i debiti durante l'estate, quindi si inizia già a intravedere la paura di non farcela, la paura di essere bocciato e questo brutto alone che si tiene appresso il ragazzo non è mai utile. Ecco che allora spesso e volentieri dico al genitore: prenditi il tempo di osservare quello che sta succedendo, prenditi il tempo magari quando il ragazzo non sta facendo i compiti, non è collegato alla scuola, siete in un momento più tranquillo e abbastanza sereno per iniziare anche a chiedergli come si sente, come sta, perché magari riesce anche a dirti che si sente in difficoltà. È che a volte è più facile, come fanno tanti insegnanti e a volte anche i genitori che magari non stanno sempre sul pezzo con i compiti, per fortuna, ok? È più facile vedere solo quello che è l'effetto, senza cercare di indagare che cosa effettivamente sta succedendo. Ci sta che tanti ragazzi e che comunque un po' la scuola oggi, soprattutto in Italia, non li motivi così tanto, soprattutto nel fare i compiti e arrivare a far verifiche o interrogazioni. Ci sono tanti altri ragazzi che magari appassionati di quella che è la scuola, la materia che magari gli interessa, vanno alla grande e di fronte alle loro difficoltà non si fermano. Quindi altri insegnanti iniziano a dire: ma non c'è mica difficoltà, io vedo che ci riesce. Certo, però è anche vero che magari in altre materie per lui è un po' più impegnativo. Quindi vedere una sconfitta o vedere un voto che non funziona non è sempre e soltanto non ha voglia, non si applica abbastanza.
c'è sicuramente tanto dell'altro sotto. Quindi il vostro compito di genitore è cercare di vedere ben oltre. E il compito ancora più grande che avete è di far notare anche all'insegnante che c'è dell'altro che sta succedendo, perché se voi non lo fate vedere all'insegnante, magari a volte l'insegnante non lo noterà. Quindi è un buon lavoro anche per voi. Spero di esserti stata utile. Mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto. Vieni a vedere il nostro sito vivaladislessia.com e ti aspetto sul nostro gruppo Facebook Viva la Dislessia. A presto!